Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Torniamo a parlare di dissipatori a liquido all-in-one. Empire Gaming ci dà la possibilità di recensire il Guardian G20. Ma prima di iniziare con il video di oggi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto attivando la relativa campanella delle notifiche. Inoltre andate sul sito www.fattolodasolo.it dove trovate tante altre recensioni e non solo. Il Guardian GV20 di Empire Gaming è un dissipatore a liquido con radiatore da 240 già dotato di due ventole da 120 mm. Entrambe le ventole sono ARGB e questo dissipatore è adatto per le piattaforme AMD e Intel. La confezione a cui siamo abituati da Empire Gaming è sempre la stessa, minimale, essenziale e salvaambiente, tipica di tutti i suoi prodotti. In realtà non è soltanto povera nella grafica ma anche nella descrizione, infatti non troviamo alcun tipo di specifica tecnica. Quelle che vi elencheremo sono frutto ovviamente delle nostre ricerche. Ad ogni modo, l'interno invece della confezione non lascia sicuramente a desiderare. Oltre al I/O troviamo appunto le due ventole da 120 mm con cavo PWM per la gestione della rotazione e un cavo invece a 3 pin a 5 volt per la retroilluminazione. Troviamo anche un tubicino di pasta termica con le relativi viti per il fissaggio e i cavi per i collegamenti. È pure presente in ogni caso un piccolo manuale illustrativo per il fissaggio sulle piattaforme AMD e Intel. Misteriosamente comunque sul sito di Empire Gaming non ci sono notizie relative a questo dissipatore all-in-one. Il Guardian GV20 quindi è apparentemente presente solo su Amazon, a proposito link in descrizione, ma non appunto sul loro sito ufficiale. Comunque anche ad occhi poco esperti, il Guardian GV20 si presenta come un prodotto di fascia media realizzato, studiato e pensato per un utente medio che non vuole spendere molto senza comunque rinunciare alle prestazioni dissipanti di un buon I/O con effetti ARGB. Il radiatore abbiamo detto che è da 240 mm, in realtà è lungo 274x120x27 mm ed è dotato di alette in alluminio, grazie alle quali dissipa il calore grazie alle ventole PWM presenti. Queste ventole, lo abbiamo già detto, sono da 120 mm e sono anche provviste da gommini antivibrazione. La rotazione minima è di 800 rpm, mentre quella massima è di 1600 rpm. Con un flusso d'aria di 35,8 CFM. Al massimo comunque della loro rotazione la rumorosità prodotta non supera i 27 decibel, quindi un livello sonoro abbastanza basso. Passando invece al waterblock, il cold plate è in rame, quasi a specchio, ottimizzata per dissipare nel miglior modo possibile il calore generato dalla CPU. La pompa invece raggiunge fino a 2300 rotazioni per minuto ed è collegato al radiatore grazie a due tubi flessibili da 32 cm semimoventi. Sulla parte superiore della pompa troviamo comunque il logo Empire Gaming retroilluminato e circondato a sua volta da un anello anch'esso ARGB. Possiamo collegare la pompa del waterblock alla motherboard grazie a un connettore a 3 pin per la gestione delle rotazioni, mentre per la gestione degli ARGB ci affidiamo al solito vecchio cavo da 3 pin a 5 volt. L'ampia presenza comunque di questi cavetti ARGB ci fa intendere chiaramente che Empire Gaming si è affidata ai maggiori sistemi presenti in commercio, Aura Sync, Polychrome Sync, Mystic Light ed RGB Fusion. In ogni caso manca un comparto software per la gestione della velocità delle ventole dell'All-in-One e anche della propria illuminazione. Comunque sia, il fissaggio è piuttosto semplice, non è molto comodo come per quanto riguarda il Master Liquid ML240P Mirage di Cooler Master che avevamo già recensito, e il waterblock con radiatore e le relative ventole raggiungono in tutto un peso di 897 grammi. Passiamo a questo punto ai test che abbiamo effettuato solo su un processore, nel nostro caso è l'Intel i7-4790K, prima stock a 4 GHz e poi invece in overclock a 4,5 GHz. Tutti i test sono stati svolti con una temperatura ambientale di circa 19 gradi Celsius e tutto posto all'interno del case Empire Gaming Dark Witcher, che garantisce comunque un buon airflow. Il primo test effettuato è con Cinebench, prima stock abbiamo raggiunto una temperatura massima di 63 gradi, mentre in overclock solo un grado di differenza, 64 gradi.
le temperature minime rilevate comunque erano di circa 23 gradi. Nel secondo test ci siamo invece affidati al Firestrike del 3D Mark, dove a Stock abbiamo ottenuto una temperatura massima di 57 gradi con una minima di 24, mentre in overclock la temperatura massima è stata di 59 gradi Celsius, quindi 2 gradi in più. L'ultimo test invece effettuato è stato realizzato con Intel Extreme Tianning Utility, dove abbiamo effettuato a Stock il benchmark ottenendo una temperatura massima di 64 gradi Celsius, mentre in overclock una temperatura di 70 gradi Celsius, quindi 4 gradi in più. Le temperature minime, come nei casi precedenti, si attestano tra i 23 e i 24 gradi Celsius. È giunto il momento di trarre le nostre conclusioni. Il Guardian GV20 è venduto a un prezzo di 75,99€ su Amazon, sempre link in descrizione, e lo dobbiamo valutare da diversi punti di vista. Dal punto di vista dell'investimento dell'azienda è sicuramente un prodotto di fascia media, abbiamo detto, e il rapporto qualità-prezzi è abbastanza soddisfacente. Tuttavia non è sicuramente un all-in-one adatto a build con processori che scaldano un po' troppo, quindi evitiamo di consigliarlo per appunto CPU di fascia alta o altissima. Piuttosto invece è consigliato per CPU di fascia medio o alta, con comunque un buon sistema di airflow all'interno del proprio case. Ciò che invece ci ha fatto restare abbastanza delusi è la scarsità di informazioni fornite non solo nella scatola, ma addirittura anche dal produttore stesso sul suo sito. Non conosciamo quindi nel dettaglio la tecnologia fornita per esempio nella pompa o quantomeno la qualità costruttiva nel dettaglio vera e propria dei tubi del dissipatore. Nel complesso, come abbiamo detto, è comunque un buon all-in-one, un buon rapporto qualità-prezzo e apprezzabile, soprattutto dovuto anche la compatibilità con i sistemi di MSI, Gigabyte, Asus e ASRock per quanto riguarda la retroilluminazione. È quindi un prodotto che facciamo quantomeno promossi e che vi consigliamo per l'acquisto, ripeto, di build di fascia media. Con questo concludiamo il video di oggi, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Un abbraccio dal vostro Reshidoze. Ciao ciao!